Abbiamo fatto le foto 3D ai denti perfetti e li stiamo semplicemente ristampando, non li stiamo facendo a mano. Vengono colorati, rifiniti a mano, ma sono... È un pochino... Supponete che avete due opzioni, o fare un ritratto a Re Ferdinando o fare una foto e stamparla a Re Ferdinando. Quale sarà più fedele? Il ritratto o la foto? La foto, perché? Perché lui, scansionato, se noi vogliamo fare i denti belli, copiamo la natura, ma copiamola veramente, non facciamo il ritratto della natura. Se noi volessimo fare, diciamo, dei capelli perfetti, se avessi il 3D, la parrucca 3D della capigliatura, aveste un robot che vi taglia i capelli e ve li fa identici. Però poi dopo la parrucchiera deve interpretare più o meno quella foto, lì dipende dalla bravura della parrucchiera. Lo stesso vale per tanti altri mestieri manuali. Qua già state iniziando a diventare esperti, vedete che ci sono dei denti che sono un po' più lunghi di altri. Qua è la linea incisiva tra i due, qua è quella di sopra, non coincidono. Questo incisivo c'entra nulla con questo. Sono fatti a mano questi. Tutti quelli che vi ho fatto vedere, a parte un paio che erano in resina, erano fatti in metalloceramica. I nostri che vi ho fatto vedere erano fatti o composito o zirconio, ma sempre fatti con lo stesso metodo, robotica. Questi sono fatti a mano, questi sono fatti a mano, questi sono fatti a mano, tutti storti. Questi sono fatti col robot. Abbiamo copiato, c'è un paziente che gira per la Sardegna con i miei denti. C'ha 80 anni, voleva i denti come i miei. Abbiamo scansionato i miei denti e glieli ho fatti uguali. Ok, questi sono tutti i denti fatti con i robot. Guardate le texture, come la luce riflette sui denti. Gli aloni, i mammelloni si chiamano tra un dente e l'altro. I denti non sono tutti un monoblocco, ma hanno tre lobi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ci sono i lobi. Il canino più lanceolato, più a punta e più aggressivo. In un uomo va bene il canino a punta, sulle donne devono essere più rotondi. Le gengive che state vedendo sono gengive artificiali, sia sopra che sotto. La gengiva è il quadro, è la cornice del quadro che definisce il quadro. Denti senza la gengiva appaiono molto lunghi. Strani da vedere come i fanoni della balena. Questo è un sorriso naturale. Sul sorriso poi cosa va valutato? Il colore con la saliva. Noi non abbiamo i denti asciutti, sono sempre bagnati, umidi. La saliva conferisce delle sfumature, dei colori diversi. Quindi quando si fanno le foto dei denti per definire poi, vanno fatte in bocca con la saliva. Gli incisivi devono cadere più o meno in questa posizione. Quando il paziente sorride, il labbro in basso crea una curva. Noi dobbiamo seguire quella curva, l'andamento di quella curva con la composizione dei denti. Le gengive sono artificiali, viso mascolino, incisivi centrali sono dominanti, sono più grandi, incisivi laterali sono più piccoli. Se li faccio un po' più in basso, gli incisivi laterali, ottengo questo che è il sorriso americano. Il sorriso americano è un sorriso tutto un po' più perfetto, invece quello naturale europeo è come il mio, dove il canino è più lungo dell'incisivo laterale. Questo è americano, questo è un sorriso americano. Questo, guardate il dettaglio che ha questa donna sui denti adesso. Nessuno direbbe, non diresti che sono dei denti artificiali questi. Non se ne accorge nessuno, solo lei lo sa, il suo segreto, è il nostro segreto, e c'ha una copia su pennino USB dei suoi denti, perché li abbiamo fatti in digitale col computer. Quindi se fora ti mando il file PDF per sostituire, ti ristampi la ruota. L'idea me la diede l'esercito americano, che loro quando fanno le guerre mandano le armi più delle stampanti di metallo. Così se si inceppa, si rompe qualcosa, loro ristampano il pezzo di metallo in territori sconnessi.
No, io posso mandare i file di questa paziente a New York, a Toronto. Se lei vive a Londra, glieli mando a Londra. Stampanti ce ne sono anche a Londra di denti. Un tecnico li può stampare e rimettere in bocca, anche tra 10 anni, tra 20 anni, se si sono consumati, stampi e rigeneri i denti. Immaginate se voi aveste delle vostre scarpe, il file 3D, consumate le scarpe, le rigeneri, le ristampi, gli stampi la suola, come era prima, o ristampi tutta la scarpa. Questo è il vantaggio del lavorare con la tecnologia. Cambia la tecnologia, si aprono tutta una serie di possibilità che prima non c'erano. Se si rompe un pezzo di vetro di Murano, che succede? Fine. Non esisterà più quel pezzo unico di vetro. Potrà essere simile, ma non lo stesso, identico. Se si rompe un dente in mezzo, si vede una roba rattoppata, poi, fatta in mezzo. Se si rompe un bicchiere dell'IKEA, vado e ne compro un altro identico. Qual è la differenza? Come vengono prodotti? Se è fatta a mano è un pezzo unico. Ci sono vantaggi e svantaggi. I denti li vorreste in memoria oppure fatti dall'artista Leonardo da Vinci, che poi se si rompe un dente te lo devi far rattoppare, ma quello magari non è lo stesso, ha cambiato il tecnico o quel giorno gli è passata la voglia. È difficile dopo. Questo è più sorriso americano. Canini sono un po' più a punta. Questo pure americano. Sorriso, pelle un po' più scura, pelle un po' più chiara. Bisogna vedere anche il colore della pelle per decidere il colore dei denti, se no appaiono troppo finti. Come sono le labbra di questa paziente? Come i denti. L'unica paziente che mi ha denunciato, no, due. Perché si vedeva il labbro non più grosso. Il labbro era sottile. Ok, il problema è un altro lì. Non i denti, ok? C'è la psicologia del paziente. Lavoro perfetto. Questo, perfetto, forse non c'era arcata fatta meglio di questa, veramente, della storia. Un altro perché non l'abbiamo curato. Ma io non mi puoi chiedere di ammazzarti e se non ti ammazzo mi denunci. Ma ci chiedeva delle cose impossibili. C'è sempre la psicologia attaccata ai denti, ci sono persone. Denti madreperla, se li avessimo fatti piccoli sarebbero stati strani rispetto alle labbra. Anche il labbro in questo caso era la cornice. Li abbiamo fatti voluminosi, rotondi, morbidi, femminili. Questi sono denti che a me piacciono tantissimo. Sono perfetti questi denti. Vanno esattamente nel display del sorriso. Morbidi come le labbra, come il naso e gli zigomi al mento. Rotondi, rotondeggianti. Madreperla, texture di superficie e gengive artificiali chiare. Buon sostegno al labbro. Però lei voleva l'effetto canotto. Effetto canotto te lo fa il chirurgo plastico, non il dentista. Questi sono dei denti artificiali, più scuri, ma perché aveva una carnagione olivastra e voleva mantenere l'età che aveva. Diceva: non voglio il sorriso da ragazzino, non fatemeli bianchi, fatemeli con delle caratterizzazioni scure, come se avessi fumato un pochino l'età. Una donna non direbbe mai che non ha neanche un dente in bocca questa persona, sembrano veri. Questo si chiama effetto camouflage, quando camuffi una parte artificiale nel corpo umano e non ti rendi. Okay. Quello è l'opposto del camouflage, quello è uscire allo scoperto, come quando vedete le donne coi canotti, quello è uscire fuori allo scoperto, quando vedevate Silvio tiratissimo. Non passava sotto il radar Silvio, no? Lo dicevi, ma non, il viso non corrisponde con l'età anagrafica o con le rughe del collo, no? O con l'ampiezza delle orecchie. Ricordate che le cartilagini tutta la vita continuano a crescere, naso e orecchie. Le orecchie non le puoi rimpicciolire, quindi vedere tutto giovane ma con l'orecchio da elefante è strano, il lobo continua a allungarsi negli uomini, per esempio, viene il lobo a punta.
L'invecchiamento fa parte della natura. Se noi vogliamo camuffare un sorriso, dobbiamo valutare anche l'età del viso e andare a modificare i denti in base all'età, rifare i denti nuovi in base all'età. Possiamo scendere di 10 anni, io consiglio sempre, ma già dare un sorriso di un ventenne a un quarantenne è strano. Io ho visto una bellissima donna l'altro giorno di 82 anni, gliene davo 60. Avrei potuto fare in quel caso denti da cinquantenne, ma aveva tutte delle caratteristiche nel viso che non erano di un 82enne. Noi dobbiamo vedere poi anche l'età anagrafica reale del viso, non quella sulla carta d'identità. Ci sono donne che, o uomini che hanno, dimostrano più anni di quelli che in realtà hanno.